IGTV, la nuova televisione di Instagram, può veramente competere con YouTube? Sì, da una parte, non lo sappiamo ancora da un'altra. Non lo sappiamo ancora da un'altra, per un motivo semplice. YouTube si è affermata negli anni, YouTube è stata la prima. Su YouTube ormai troviamo di tutto, da semplici video a documentari paragonabili a quelli delle grandi televisioni, anzi, le grandi televisioni investono YouTube. YouTube ormai ha un mercato enorme. IGTV è giovane, è qualche mese che c'è e al momento sembra non abbia portato grandi risultati. Scusate, controllavo il microfono. Ma forse è proprio l'essere giovane il suo punto di forza. Qual è il vantaggio dell'IGTV, dell'Instagram TV? Che su Instagram ci sono 1 miliardo di utenti. 1 miliardo di utenti che, paradossalmente, 1 miliardo di utenti che ovviamente alla fine si affacceranno anche all'IGTV. Al momento sembra più una cosa per divertimento, sono ancora pochi quelli che da YouTube vanno sull'IGTV. Dicevo però, quei pochi ci sono e non sono personaggini piccoli, sono personaggi di un grosso calibro che sono entrati nell'IGTV con lo stesso prodotto. Perché una scelta del genere? Perché investire del tempo, dell'ulteriore tempo alla produzione di un video per il GTV? Perché comporta del tempo? Comporta del tempo perché un conto è il video che facciamo per Instagram, per formato classico, televisivo, 4 terzi, 16 noni, Full HD, insomma, formato orizzontale, per farla breve. Un altro conto è forse una pecca, chissà, forse sarà invece la sua arma segreta. L'IGTV ha il formato verticale, che nei video onestamente non è mai stato apprezzato più di tanto, non è mai stato richiesto e ci sono problemi a trovare software per convertire un formato da orizzontale a verticale. Sì, si può fare, ci sono programmi come Premiere, te lo permettono, però non riesci mai a riempire lo schermo. L'unica maniera per ottenere un video verticale è fartelo in verticale, usando la camera frontale e registrando in verticale. Chi è su YouTube, chi è su altri social dove si sfrutta i video, non ha mai utilizzato questo sistema. Che vabbè, per le foto e per i selfie era perfetto, applicarlo ai video è tutta un'altra cosa. Però la gente ci va lo stesso. Però si continua a investire risorse sui GTV perché comunque ad oggi, quando una piattaforma come Instagram, che raccoglie più di 1 miliardo di utenti, lancia una nuova applicazione, bisogna essere lì, bisogna essere pronti, perché non ci dobbiamo mai dimenticare che siamo in un mondo digitale dove tutto si evolve molto velocemente e dove può succedere che il pubblico si sposti da una piattaforma a un'altra, o più verosimilmente che il nuovo pubblico abbracci più un tipo di piattaforma che un'altra. Quindi sì, bisogna essere su IGTV, sì, dobbiamo investire su IGTV. Andrà bene, andrà male, al momento conta poco, quello che conta è esserci nel web, nel mondo tech, o ci sei.